Buongiorno ragazzi, sono con Don Max e io sono la Bomber. Oggi parliamo di Manborg. Manborg, un film di... Ma prima... Sigla! Oggi parliamo di Manborg ed è un film... Ti è piaciuto? Molto, mi è piaciuto molto. Molto, molto, molto. Sto cercando. Io vorrei fare cose in così. Okay. Io vorrei fare film a low budget con $1000. Questi hanno tirato su un filmone. Effettivamente è brutto, però risulta bello. È un calcio dentro il culo. Avete presente posto il buco di culo? Vi danno un calcio fortissimo e vi finisce il piede come un pedale nel culo. Questo ma è si può mettere questo su YouTube? Ma come no? Ma ti pare? E invece. Manborg, no? Ti è piaciuto perché lei vuole fare cose così. Cioè... Mi piacerebbe fare un cinema di questo tipo. Cioè, gente all'ascolto, raduniamoci e facciamo cose così. Mi è piaciuto perché è un film nostalgico, anni 80. Dentro c'è di tutto, cioè aprite un pentolone e metteteci tutto quello che di anni 80 c'è. Ci ho visto di Terminator, di Robocop, di Mad Max, mi ha ricordato. Ci ho visto di Tekken, io grande appassionata di Tekken. In quel film c'è Paul. La prima parte con Stansky, che regista, è quello che poi farà, che ha fatto sì. The Void e Psycho Goreman. Che Psycho Goreman vi lasciamo qui o qui. Lui nasce con questo film e lui veramente, come dice la Bomber, mette tutto quello che gli piace, cioè fa questo mega minestrone bellissimo dove sì c'è la celebrazione degli anni 80, però veramente arriva al punto, il film parte con questo qui che praticamente è un soldato di una guerra non troppo specificata, e poi cosa succede a questo soldato? Che viene ucciso dal conte Dracula. Che fa ridere già così. Si risveglia in un mondo del futuristico con sì. Pezzi cibernetici. Sì, praticamente diventa una specie di androide che però combatte fortissimo, cioè i missili che gli escono dalle mani. Sì, cioè. Sì, è super potente. Cioè, la scena che hai preferito? Sì, la scena quando vanno via col motorino. Cioè, è troppo anni 80, però... Mi è piaciuta un sacco una scena nell'arena dove c'è praticamente sto mostrone fatto in stop motion, sembrerebbe in stop motion. C'è questo scontro che mi ha ricordato vagamente un po' Celebrity Deathmatch, con questo qua che si muove un po' così, e poi Terminator pure. E poi vorrei anche dire che viene prima di con Fury, tutti a farsi le pippe con questo con Fury. Quello lì. Veramente con 4.000 lire, un po' di colla vinilica hanno tirato fuori un film che è guardabile, forse è un po'. Rattoppato una seconda parte, però poi nel finale rizzo un po' tutto e... La recitazione è un attimino da rivedere, sì. però è comunque vivo. Ha girato con 32.000 lire, e quindi lo consigli? Lo consiglio. Saluto dalla Bomber e da Don Max.